Gianni Colacione dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, seconda giornata verso sera. Siamo qui presenti oggi in compagnia di Matteo Mainardi, che lo vediamo qua splendente con la giacchetta intinta con gli occhi, presidente di Radicali Marche e presenza a fini organizzativi costante su tutti gli eventi che si svolgono a Roma. Matteo, come va questo congresso? Beh, allora, questo congresso direi che sta andando bene. Sinceramente, come appunto ti dicevo anche prima, non ho potuto seguire tutte le fasi perché sto lavorando nell'ufficio di segreteria, che è una sede un po' distaccata, e quindi non l'ho seguito tutto. Però mi sembra che vada molto bene, soprattutto perché ho visto nei pochi interventi che ho sentito un unico filo che collega tutti gli interventi, che è quello un po' della ricerca della legalità all'interno di ogni Stato. Più che altro ricerca della legalità come ricerca poi della democrazia, come a partire dalla lotta di Pannella, Rita Bernardini e Irene Testa in Italia con la questione delle carceri, della giustizia, che non è appunto solo una questione di carceri e giustizia, ma una questione di legalità e di Stato di diritto. Questo filone lo stanno ricercando anche in tanti altri Stati, su battaglie diverse, però sempre tutti sulla stessa traccia. È importante, tu sei appunto una presenza a fini organizzativi sempre costante, che io ti chieda se secondo te un po' di quell'emergenza che Pannella ci ha in qualche modo, di cui ci ha portato a conoscenza, che lui provava come problema e come, anzi ha anche parlato di miracolo che si doveva realizzare per la partecipazione, ecco, questo miracolo si è realizzato secondo te? Beh, direi di sì. Questa mattina quando sono arrivato eravamo quasi a 500 congressisti registrati, non tutti iscritti, naturalmente in mezzo c'è la stampa, naturalmente in mezzo ci sono gli invitati, però il dato di 500 congressisti presenti è sicuramente il dato di un partito vivo, è cosa che effettivamente ha del miracoloso, perché anche noi militanti a un certo punto abbiamo, almeno io, ho iniziato a tentennare dicendo: ma questo partito è solo sulla carta, è vivo, è morto, e qua invece siamo di fronte a un partito vivo, cioè le sale del congresso sono piene, e fuori gli spazi diciamo ricreativi, il bar eccetera, sono pieni, quindi direi che un congresso pienamente riuscito e il partito c'è. Speriamo che si incrementino in questo modo anche le iscrizioni. E certo, le iscrizioni che sono fondamentali, ricordiamolo, per un partito come il nostro che non ha finanziamento pubblico, non ha grandi spazi televisivi, quindi non riesce a fare conoscere le nostre... C'è Rocco Berardo che mi sta dicendo non è vero, Rocco Berardo consigliere regionale del Lazio, che mi contraddice. Il nostro partito che non ha grandi spazi televisivi, soprattutto il partito transnazionale che non ha proprio spazi televisivi nella maniera più assoluta. Ieri c'era il ministro degli esteri, nessuno ne ha dato la notizia, quindi immaginiamo. Per tutto questo l'iscrizione è fondamentale per sopravvivere. Sono 200 euro, è una bella mazzata, diciamo, però una mazzata che serve, soprattutto partecipando a eventi come questo, direi che sono 200 euro spesi veramente bene. Soprattutto perché siamo di fronte a un partito che non fa solo politica, ma ha un po' il ruolo dell'Amnesty International e dei noi altri, da dire. Parla di diritti umani, che è una cosa che agli italiani non gliene frega niente, ai francesi non gliene frega niente, ai tedeschi non gliene frega niente, però è quello che poi fa stare bene tutti, diciamo. Se abbiamo anche i paesi intorno a noi che vivono in una condizione di democrazia, sono all'interno di uno stato di diritto, hanno i propri diritti appunto riconosciuti, questo è un deterrente per eventuali scontri, conflitti, guerre, e quindi è ciò che veramente ci serve. Al di là della crisi economica, di tutto il resto, se non abbiamo questo non andiamo da nessuna parte. Matteo, io do un dato che tu conosci ovviamente, vorrei vedere la prima cosa che ti viene in mente. Questo è in quest'anno è il quarto congresso radicale. Sappiamo perché tra la prima parte
Poi ci abbiamo avuto quello di Chianciano, dei radicali italiani, poi certi diritti che comunque sia, e poi questo secondo, e poi non so se ce ne sono inseriti qualcun altro che mi sono dimenticato, più o meno siamo sempre tutti gli stessi iscritti, diciamo che insomma è il quarto congresso e che c'ha un certo costo. Su questa cosa ti viene subito in mente? Beh, mi viene da ridire quello che ho detto prima. Questo significa che il partito è vivo, cioè se tante persone riescono a mobilitarsi in un anno, ma forse anche di meno perché il primo congresso è stato a febbraio, siamo a inizio dicembre, si riescono a mobilitare in quattro momenti diversi e riescono a riempire tutti e quattro i congressi, significa che c'è una voglia di lavorare, comunque non solo a Roma, come si dice, perché di solito si dice è un partito romano, il partito radicale, ma invece vedo tanta partecipazione da tutta Italia. Non a caso il congresso di radicali italiani si è tenuto in Toscana, il congresso di certi diritti, che io spero sia un'associazione che entrerà presto ad essere costituente del... Rocco Berardo ci sta prendendo un po' in giro, adesso è fuggito, l'abbiamo invitato, però dopo lo catturiamo. Parteciperà anche lui. Allora, dicevo, quello di certi diritti, che spero sia un'associazione che entri presto tra i soggetti costituenti del transnazionale, quello si è tenuto a Milano, quindi c'è stato anche uno spostamento dei militanti da nord a sud continuamente. Questo mi fa dire che il partito c'è ed è vivo, e soprattutto che tutti i militanti non sono sconfortati, ma hanno veramente voglia di partecipare e di cambiare l'Italia e anche il mondo. Ottima cosa, questa suggestione finale è veramente simpatica, cambiare l'Italia e anche il mondo. Diciamo accomuna anche altre generazioni di altri tempi, la voglia di cambiare il mondo. Speriamo di riuscirci. Certo. Senti, passiamo a parlare di Radicali Marche. Sì. La presenza di Radicali nelle Marche come è articolata? Beh, allora, noi siamo un'associazione regionale con militanti un po' sparsi in tutte le province, naturalmente sono province molto più popolate dal punto di vista della militanza, altre meno, e quindi conduciamo un po' battaglie in tutte le province, ma anche battaglie regionali. Proprio oggi pomeriggio stavo seguendo il congresso, ma stavo anche seguendo una vicenda che è successa al carcere di Ancona Montacuto, cioè 20 celle sono state, in 20 celle è stato appiccato il fuoco dai detenuti, perché il carcere di Montacuto è il carcere più sovraffollato d'Italia. Abbiamo una presenza di 236 detenuti ogni 100 posti. Quindi naturalmente la condizione dei detenuti è veramente disumana e degradante, come ci diceva l'Unione Europea, ma soprattutto anche la condizione degli agenti penitenziari e comunque degli operatori del pianeta carcere. Quindi siamo stati mobilitati oggi pomeriggio molto su questo, siamo stati felici che addirittura Marco Pannella abbia fatto un proprio comunicato e ha detto che verrà nelle Marche a visitare il carcere molto presto. E questo ci dà, diciamo, gioia a noi Radicali Marche, perché ci sentiamo anche un po' importanti, diciamo, visto che di solito ci si sente un po' trascurati da questi romanacci, parlamentari, eccetera. E invece ci dà, comunque ci fa sentire presi in considerazione, anche perché Pannella era venuto a fine giugno al carcere di Montacuto quando era il quarto giorno di sciopero della sete, nelle sue pazzie che ogni tanto vengono fuori. Lui al quarto giorno di sciopero della sete, quando il medico gli aveva detto ti devi ricoverare perché comunque il tuo corpo ha bisogno di idratazione, e lui ha comunque preso il treno, è venuto ad Ancona, ha visitato il carcere, poi nella conferenza stampa finale si stava anche sentendo male, quindi ha fatto di tutto ed è riuscito a tornare a Roma a ricoverarsi. Quindi sicuramente spero che questo faccia piacere a noi Radicali Marche, ma anche e soprattutto ai detenuti del carcere di Montacuto, e speriamo non riappicchino il fuoco in quelle celle, perché... anche perché temo che poi le celle saranno inagibili e saranno ancora più stretti di prima. Appunto. E quindi le condizioni potranno solo peggiorare. Ringraziamo Matteo Menardi, che se non ha nulla da aggiungere, gli auguriamo ovviamente buon congresso e gli facciamo ovviamente i complimenti per questa giacchetta intinta con gli occhi.
Grazie, no, qualcosa da aggiungere ce l'ho. Adesso deve intervenire per forza Rocco Belardo e io lo disturberò. Senz'altro. Vai.